Centrodestra nel caos, Donato Toma è un film, vedremo come procederà. Il presidente della regione esorcizza la bomba deflagrata dopo l'elezione di Ricci alla provincia di Isernia e assicura: con Patriciello nessun problema, io garante dell'unità della coalizione. Ma a gettare altra benzina sul fuoco è Forza Italia. Nessun inciucio con PD e Movimento 5 Stelle, dice il coordinamento guidato da Anna Elsa Tartaglione. Il centrodestra ha sostenuto Ricci, altri invece hanno preferito fughe in avanti al gioco di squadra. Ultimi giorni di lavoro in Molise per Gennaro Sosto, atteso da una nuova sfida a Napoli. Ospite del nostro telegiornale, il manager parlerà del futuro della sanità regionale. Frontale nella notte sulla Statale 17 all'altezza di Castelpetroso. Grave, un 60enne di Isernia in prognosi riservata al veneziale. Ferite lievi per altre due persone. Alla GIL, la magia degli scatti di Tony Vaccaro, che raccontano la storia e il Molise. La mostra Shots of a Life in esposizione fino a ottobre. Infine calcio, Serie D, Raffaele De Francesco è ufficialmente il nuovo presidente del Campobasso. Mercato per rinforzare l'attacco, spunta il nome di Andrea Sivilla. De Francesco e Praetano siglano la convenzione. Venerdì, conferenza stampa, eccellenza, il presidente dell'Isernia Giannini. La società siamo noi, non c'è nessun altro. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione. Lo apriamo, come avete sentito dai titoli, naturalmente con la politica, perché il centrodestra molisano vive una crisi per ora solo dialettica e una crisi che il governatore Toma conta di riuscire a risolvere, evidentemente, perché lo ascolteremo fra pochissimo in questa intervista. Toma dice: è un film, vedremo come procederà. Prova così a esorcizzare la bomba deflagrata dopo l'elezione di Ricci alla provincia di Isernia. Assicura: con Patriciello non c'è alcun problema, io sono garante dell'unità della coalizione. Ci dice tutto Pierluigi Boraggine. Mentre il fuoco divampa, getta acqua. A margine della presentazione della mostra fotografica di Tony Vaccaro, Donato Toma si traveste da pompiere e ironizza, tentando di esorcizzare l'ennesima crisi di una maggioranza di centrodestra dove il tutti contro tutti non aiuta a diffondere un messaggio di unità e collaborazione necessarie per affrontare e risolvere i problemi dei molisani. Beh, se vogliamo fare un'analogia con la mostra di oggi, più che delle fotografie si tratta di un film. Vedremo questo film come procederà, o banda agli scherzi. E la salute del centrodestra è ottima e, per quanto mi riguarda, la dialettica che si sta sviluppando è la normale dialettica che in tutte le buone famiglie si deve sviluppare. La nuova bomba, deflagrata dopo l'affermazione, coi voti di PD e Forza Italia, di Alfredo Ricci alla provincia di Isernia, mina le basi, non proprio in cemento armato, di una squadra composta forse da troppi solisti. Finanche l'eurodeputato Aldo Patriciello, solitamente estraneo a beghe condominiali, è sceso in campo lanciando strali contro la coordinatrice di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione, responsabile di un comportamento ondivago. Toma ritiene di essere estraneo alle critiche del più votato dopo Berlusconi e cerca di sminuire quanto accaduto, ma un messaggio ad entrambi, forse a tutta la coalizione, lo lancia: i panni sporchi si lavano in casa. Si sente messo in causa chi non è al di sopra delle parti. Io sono al di sopra delle parti, nel centrodestra, rappresento l'unità del centrodestra, quindi non mi sento in causa per niente. Poi non penso che l'onorevole Patriciello, l'amico Aldo, abbia attaccato la Tartaglione. Ha mosso delle critiche, l'onorevole Tartaglione, amica mia tra l'altro come Aldo Patriciello, ha risposto a quelle critiche e io preferisco che le critiche si facciano nel chiuso di una stanza e non sui giornali, però ognuno poi ha il proprio stile, va bene così. E su questa vicenda arriva la nota di Forza Italia, che sicuramente aumenterà le polemiche, perché dice il coordinamento regionale del partito di Berlusconi, coordinamento guidato dall'onorevole Anna Elsa Tartaglione, che il centrodestra, cioè Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ha sostenuto Ricci, un'altra parte del centrodestra, Janiro. E chi ha tentato maldestramente di far passare il primo come un candidato non organico alla coalizione ha quindi chiaramente fallito nell'intento. Nessun inciucio, aggiunge Forza Italia, PD e 5 Stelle non hanno presentato nomi e risulta che il rappresentante grillino di Isernia non abbia espresso alcuna preferenza. Al di là della casacca e del colore politico è stata premiata la persona e in generale il progetto. Il coordinamento poi difende Anna Elsa Tartaglione, che ha
lasciato piena autonomia e libertà di coscienza alla base. Chi conosce Forza Italia, in generale i meccanismi e i tempi della politica, sa bene, si legge ancora nella nota, che tali posizioni di partito non sono certo frutto di improvvisazioni, ma vengono condivise in pieno coi vertici nazionali e regionali. Qualcuno, è la conclusione degli azzurri, stavolta ha preferito le fughe in avanti al gioco di squadra, ponendosi di fatto in quest'occasione fuori dal gruppo che ha poi vinto le consultazioni domenica scorsa. E c'è tensione anche fra i lavoratori della GAM che chiedono in sostanza di avere riscontro sulla convocazione dell'incontro al Ministero dello Sviluppo col gruppo Amadori, che ad aprile ha dichiarato di rinunciare alla ristrutturazione del macello, archiviando così anche il contratto di sviluppo da 40 milioni che avrebbe dovuto essere firmato. Di approfondire poi la possibilità di prorogare le misure di sostegno al reddito, perché la cassa integrazione scade il 4 novembre, e predisporre comunque un piano di lavori di pubblica utilità, di politiche di reinserimento e accompagnamento alla pensione. Queste dunque le principali richieste dei dipendenti GAM, che hanno stilato un documento dopo l'assemblea di lunedì scorso a Boiano, che vedete nelle immagini. La mobilitazione non si ferma, un presidio è previsto per venerdì pomeriggio davanti alla giunta regionale, dove è in programma un incontro sulla filiera avicola convocato dal presidente Toma. Basta con le chiacchiere, dicono i lavoratori dell'azienda, che si dichiarano pronti a ogni forma di protesta, anche a restituire le tessere elettorali. È il tempo di dimostrare se si è in grado di portare il Molise fuori da questo dramma sociale che costringe ogni giorno i giovani ad abbandonare i nostri territori. Ci spostiamo adesso a Venafro, perché il governatore, per contrastare l'inquinamento, ha prorogato di 6 mesi il provvedimento che dispone la deviazione del traffico pesante dal centro abitato. Per far fronte all'inquinamento nella piana, ed in particolar modo nel centro abitato di Venafro, il governatore della regione Donato Toma ha confermato per altri 6 mesi la deviazione del traffico pesante al fine di ridurre le emissioni di biossido di azoto e di polveri sottili. Il primo analogo provvedimento era stato firmato dall'allora prefetto guida a febbraio del 2017, con l'adozione del piano regionale integrato per la qualità dell'aria. L'argomento è divenuto di competenza del presidente della giunta. L'interdizione al transito dei mezzi pesanti lungo via Colonia Giulia si è resa necessaria anche per ridurre i pericoli in termini di sicurezza determinati dal traffico veicolare, in un'arteria peraltro particolarmente trafficata e caratterizzata da numerosi attraversamenti pedonali per le numerose attività commerciali presenti. Peraltro il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, la scorsa settimana ha sottolineato che la regolamentazione della circolazione dei mezzi pesanti nel centro urbano ha sino ad ora rappresentato un valido strumento per alleviare, sia pure in maniera parziale e non definitiva, i livelli di inquinamento nella piana. La regione ha anche spiegato che nei periodi in cui sono state in vigore le ordinanze prefettizie, l'ARPA Molise ha effettuato un costante monitoraggio della qualità dell'aria nella zona interessata, attraverso le centraline di rilevazione in via Colonia Giulia ed in via Campania, riscontrando un sostanziale miglioramento della situazione. Ovviamente la deviazione del traffico pesante, pur rappresentando un valido rimedio per contrastare l'inquinamento, non può essere la soluzione definitiva, considerando che sulla piana di Venafro insistono anche diverse attività produttive che nell'area non spargono certo mentolo. Ed è per questo che i cittadini chiedono alle istituzioni misure straordinarie per risolvere definitivamente il problema. Intanto la Regione ha già stanziato 60.000 euro per uno studio epidemiologico di tipo eziologico finalizzato ad individuare le cause dell'inquinamento ed anche per mettere in relazione le patologie con l'inquinamento stesso. Lo avete sentito dai titoli, oggi abbiamo un ospite in studio con noi, è il direttore generale dell'ASREM Gennaro Sosto, a cui do il buongiorno, benvenuto buongiorno nei nostri studi. Grazie. Sono gli ultimi giorni di lavoro per il direttore generale qui in Molise, perché dal 1° settembre prenderà servizio a Napoli, nell'ASL Napoli 3, alla guida dell'ASL Napoli 3, dove l'ha nominata il governatore De Luca a inizio agosto. Ultimi giorni di lavoro, anche ultimi provvedimenti, ma insomma una cosa un po' improvvisa. Sì, abbastanza. Conferma che è stata improvvisa. Abbastanza improvvisa, non programmata sicuramente, abbastanza improvvisa nel nostro mestiere, nelle dinamiche, diciamo, delle nostre attività. Capitano queste situazioni e, diciamo, mi è stato proposto di questa nuova sfida e ho deciso di accettare per una serie di motivazioni anche personali, diciamo così.
Ha usato una parola, ritengo giusta, sicuramente una sfida a guidare un'azienda sanitaria in Italia in genere. Oggi sicuramente è una sfida più complicata a Napoli, ma lo è stata anche in Molise. Lei 3 anni fa accettò questa sfida. Ritiene di averla affrontata nel modo giusto, di averla vinta? Non lo so, però insomma la domanda è anche se ritiene, in che percentuale, se non tutta. Ovviamente sfida difficile anche questa. Io ricordo i momenti di arrivo, erano momenti critici. Quando arrivai in Molise nel 2016, maggio del 2016, c'era una situazione anche allora molto complessa e difficoltà di organico che si palesavano già in quel momento, ma c'era una speranza, che è quella di dare l'avvio a queste fasi concorsuali che si sperava riuscissero a lenire le criticità. Abbiamo avviato una serie di concorsi ultimamente, abbiamo assunto del personale, però c'è una grande emorragia in questo momento, perché una serie di persone che comunque erano state assunte negli anni e non c'era stato il ricambio, non c'era stato un turnover a causa del blocco, stanno creando comunque una voragine nei nostri organici, che credo essere il problema più grosso in questo momento della sanità molisana. Certo, abbiamo provveduto ad un'opera di riorganizzazione importante che nel corso di questo triennio ha dato comunque, darà una base di partenza per chi verrà a proseguire in questo lavoro che avevamo avviato in questo triennio. Ecco, insomma, non lascia un'eredità disperante per il suo successore. Su quali punti in particolare il suo successore, chiunque sarà, secondo lei potrà basare davvero la riorganizzazione, o meglio l'ultimazione della riorganizzazione di questo settore? Ecco, parliamo di un completamento delle riorganizzazioni. In realtà adesso siamo nella fase di cesello, del mettere a posto tutti i tasselli che la macro organizzazione che abbiamo dato, che è stata già impiantata, richiede naturalmente degli aggiustamenti che devono essere poi correlati anche con quelli che sono i piani operativi che sono in corso di predisposizione da parte dei commissari. Per cui ci sarà bisogno sicuramente di un adjust da parte del nuovo governo, di chi governerà l'azienda sanitaria, però la grande sfida, la grande battaglia, negli ultimi mesi io l'ho accennato più volte anche in più dialoghi che ho avuto anche con gli organi di comunicazione, è quello di cercare di riportare o di portare comunque delle professionalità nel territorio molisano. Il problema è un problema nazionale, per cui sia ben chiaro, non ci sarà una bacchetta magica che cambierà comunque gli aspetti, però bisognerà instradare comunque delle tecniche, anche una collaborazione con il mondo universitario potrebbe essere secondo me molto importante per cercare di far sviluppare qui le professionalità del domani. Questa sarà una fase sicuramente di costruzione che dovrà essere portata avanti. Nel frattempo bisognerà cercare di trovare delle soluzioni temporanee. E bisognerà lavorare prettamente su questo, perché gli operatori stanno dando un contributo notevolissimo, esponendosi in prima persona e delle volte avendo anche delle criticità che ricadono su di loro personalmente. E bisogna a questo punto cercare di dare una mano con delle modalità innovative che non sono previste negli attuali ordinamenti. Quindi il messaggio, ecco, da parte di chi ha vissuto questa fase è quella di cercare di dare una spinta motivazionale aggredendo il problema, cercando di innestare dei percorsi innovativi che consentano anche di gestire al meglio la sanità, questa fase di transizione sino alla preparazione di nuovo personale. Infine, una valutazione con 2 domande. Lei non è stato certo un direttore generale che non si è notato, voglio dire, c'è stato anche un dibattito, forse non proprio nei primi anni, ma negli ultimi si era molto accentuato, un dibattito molto franco con comitati, operatori, insomma quelli che anche noi giornalisti chiamiamo stakeholder della sanità. Un errore che secondo lei ha commesso, una cosa che non rifarebbe come l'ha fatta in questi anni in Molise, e invece è una soddisfazione che magari non si aspettava di ricevere in questa terra? Guardi, allora, un errore io credo, guardandomi dietro, che possa essere soprattutto dopo la fase iniziale in cui è stato fatto un lavoro di organizzazione, ecco, quindi più un lavoro di impostazione del sistema sanitario,
nella fase finale un maggior dialogo forse con le forze sul campo, con gli stakeholder, con tutti i pezzi della sanità, perché bisognerà e bisognava far passare il messaggio che le conflittualità che spesso si creano dall'interno non aiutano il sistema. Io la call che mi piacerebbe lanciare ai molisani è quella di difendere questo sistema sanitario del Molise, perché senza trovare una condivisione, senza capire le varie ragioni dei diversi territori, delle diverse anime territoriali del Molise, questo sistema rischia di non avere grandi chance per il futuro. Bisogna contestualizzare quelle che sono le risorse attuali, non fare voli pindarici su quello che si vorrebbe avere, ma ragionare molto su quello che si può fare, e questa interlocuzione per forza di cose va condivisa con gli stakeholder del settore. Per cui una maggiore proiezione da parte degli organismi istituzionali, ma anche un maggior senso di responsabilità magari da parte degli stakeholder nel cercare di capire quello che effettivamente può essere messo in campo, senza pensare a ciò che si vorrebbe, a quello che sarebbe bello avere magari, ma fa parte del libro dei sogni. La cosa più bella invece, mi piace segnalare, la soddisfazione, quella che sto ricevendo in questi giorni, quando noto da parte dei miei collaboratori e delle persone che hanno fatto parte dell'azienda sanitaria in questi mesi, il dispiacere nell'apprendere il fatto che io lasci la guida di questa azienda. E questo per chi fa il mio mestiere è importante, perché vuol dire che si è operato bene, si lascia un segno, si lascia qualcosa di buono. Grazie, allora sicuramente buona fortuna, così si dice, in bocca al lupo per il nuovo lavoro, e grazie per aver condiviso con noi anche insomma un pezzo degli ultimi giorni di lavoro qui a Campobasso al direttore generale dell'ASREM, Gennaro Sosto. Grazie a voi. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Un grave incidente nella notte al chilometro 185 della strada statale 17 nel territorio di Pettoranello del Molise. Una Volkswagen Golf si è scontrata frontalmente con una Peugeot, 3 i feriti trasportati al Veneziale dal personale di Isernia Soccorso. Il più grave, un 60enne residente a Isernia che è ricoverato in rianimazione. Meno gravi le condizioni delle altre 2 persone coinvolte. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri di Isernia, che hanno effettuato i rilievi e regolato il transito delle altre vetture. Spetterà agli uomini dell'arma ricostruire la dinamica del sinistro. Ed è diminuito del 50% rispetto al 2018 il numero di incidenti e feriti nel periodo estivo. Sono i numeri di un rapporto della Questura di Campobasso. La relazione riguarda i territori di competenza della Polizia del Capoluogo e del distaccamento di Termoli nell'arco di tempo che va dal 1 luglio ad oggi. 16 incidenti rilevati con un mortale e 15 feriti. Numeri confortanti rispetto all'anno scorso, quando gli incidenti erano stati 33 con un decesso e 23 feriti. Questi dati sono il risultato anche dell'impegno degli uomini e delle donne della Polstrada, dicono dalla Questura. E manca il sangue negli ospedali del Molise. Con una circolare l'ASREM ha detto stop agli interventi programmati, garantite le emergenze, mentre l'AVIS rinnova l'appello ai donatori. Sul finire dell'estate scoppia l'emergenza sangue in Molise, tanto che l'azienda sanitaria si è vista costretta a stoppare gli interventi. Con una circolare diramata in tutti gli ospedali della regione è stata data la comunicazione urgente. Non è possibile operare, almeno per ciò che concerne gli interventi programmati, quindi si garantiscono solo le urgenze. Questo perché un po' ovunque, ma a quanto pare soprattutto a Isernia e Termoli, mancano sacche di tutti i gruppi sanguigni. Un problema che si ripropone ogni estate, tanto che l'AVIS da tempo ha attivato una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione, e il presidente regionale Gianfranco Massaro ha rinnovato ancora una volta l'appello non solo ai donatori, che in un periodo di ferie come questo scarseggiano, ma è rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, quindi anche a coloro che vogliano avvicinarsi alla donazione per la prima volta. La situazione è grave, dice Massaro, ci sono stati numerosi incidenti stradali e altre criticità, serve sangue. A questo
si è aggiunta una carenza di personale nei vari punti di raccolta, situazione lamentata dal responsabile del centro trasfusionale a cui l'ASREM ha cercato proprio in queste ore di porre rimedio, come ha spiegato ai microfoni di Teleregione Antonio Lucchetti. Il direttore sanitario dell'azienda ha garantito che in un paio di giorni l'emergenza cesserà. È stato un rallentamento, ma allo stato attuale non, a me, per quanto mi risulta, non ci sono stati attualmente, delle vere e proprie criticità. C'è stato un allarme dato dal responsabile del centro trasfusionale, noi abbiamo provveduto a mettere del personale in qualche punto scoperto, ma quello relativo alla carenza di qualche infermiere necessario per la raccolta sangue in qualche punto, ma la situazione, noi pensiamo che nell'arco di 24-48 ore potrà essere migliorata, e quindi avere quella quantità di sangue necessaria per svolgere gli interventi programmati. Ci uniamo all'appello delle altre associazioni e chiamiamo a raccolta i tanti volontari della Croce Rossa, sempre sensibili quando si tratta di donare il sangue. Questo il messaggio di Giuseppe Alabastro, presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, sulla carenza di sangue negli ospedali molisani. Nessun allarmismo, ha dichiarato poi Alabastro, le urgenze vengono garantite, ma al contempo è quasi fisiologico che al termine dell'estate cresca la richiesta di sangue. Molte le cause di questa carenza. In primis l'effetto vacanza, con tanti donatori abituali che si stanno godendo qualche giorno di riposo. Ora però la Croce Rossa chiama a raccolta proprio tutti i suoi volontari. Cambiamo di nuovo argomento. È stata inaugurata la mostra del fotografo italo-americano Tony Vaccaro, scatti che raccontano la grande storia e raccontano anche il Molise. Vediamo. Al collo la compagna di una vita con cui ha fotografato la storia. Sul palco la voglia di raccontare i suoi viaggi e le sue storie. Tony Vaccaro torna a casa per Shots of a Life all'Ex Gil di Campobasso, una mostra di scatti che ripercorrono mezzo secolo e parlano anche di Molise, terra di origine del fotografo italo-americano, luogo dell'anima sempre da riscoprire. Noi siamo come il più piccolo bambino in questa famiglia dell'uomo. È il Molise. Dal bacio della liberazione dopo lo sbarco in Normandia agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, da Sophia Loren ad Anna Magnani, da Charlie Chaplin al presidente Kennedy, ogni scatto ha un aneddoto, tante immagini, una particolarmente cara. Ho incontrato Picasso. Sono andato solo per un'ora e lui mi ha tenuto per 57 giorni, era solo. Quella è la sua foto preferita, quella di Picasso? Senza dubbio, è una delle poverite, perché fa vedere un uomo che ha cercato di dare all'uomo qualche cosa bella. C'è anche Donato Toma al taglio del nastro, il governatore è un grande appassionato e ha un'altra predilezione. La bambina che bacia il soldato è lo scatto che l'emblema rappresenta la liberazione dell'Europa. Bagno di folla attorno al maestro, dedica speciale per Vincenzo Cotugno, l'assessore che insieme alla Fondazione Molise Cultura ha organizzato l'evento, è soddisfatto per il sodalizio vincente, quello tra l'associazione e le istituzioni, così il Molise respira la grande arte. Siamo veramente felici che lui sia veramente orgoglioso delle sue radici molisane e lo ribadisce in ogni circostanza. È un grande, attraverso i suoi scatti ha fermato parte della storia della nostra Italia, ma anche della guerra mondiale. Ci spostiamo a Termoli, analizzare il momento politico attuale con la crisi di governo e affrontare al contempo il globalismo finanziario e il populismo sovrano. Lo ha fatto proprio a Termoli la Lega insieme al filosofo Diego Fusaro. In un momento in cui il popolo italiano attende risposte dalla politica,
La Lega a Termoli si è interrogata sul ruolo dei comandanti e dei comandati. Lo ha fatto in un convegno dal titolo Globalismo finanziario e populismo sovrano, che ha avuto come primo relatore il filosofo, scrittore e saggista Diego Fusaro. In una situazione non semplice per il paese è stato illustrato come spesso il popolo sovrano, il comandante, viene sostituito dal comandato, la parte politica eletta, capace di stravolgere quanto proprio il popolo aveva stabilito. Contrapposizione fra globalismo finanziario e sovranità popolare è una delle principali che innervano il nostro presente, quella che permette di leggere la nostra contemporaneità mediante un'antitesi che riprende quella che un tempo era la contrapposizione fra dominati e dominanti. I dominanti oggi hanno tutto l'interesse a globalizzare il mondo intero, cioè ad abbattere le sovranità nazionali come baluardi delle democrazie e dei diritti sociali. Dall'altra parte il polo dominato, che coincide oggi sia con le classi lavoratrici sia con i ceti medi pauperizzati dalla globalizzazione, tutto l'interesse a difendere la sovranità nazionale come base della democrazia e dei diritti sociali. Su quanto sta avvenendo è chiaro però il concetto della Lega: tornare alle urne senza esitazioni per ridare una giusta identità al paese, stabilita dal popolo e non dalla parte politica eletta. Tante persone, grazie a Dio come me, abbiamo piena fiducia nell'operato del nostro segretario federale. Io credo che abbia fatto cosa buona e giusta. Il suo buon senso, come al solito, credo che ci porterà lontano. E la gente, io sento la gente tutti i giorni, perché sto tutti i giorni in mezzo a loro, la gente ha bisogno del cambiamento, ha voglia di andare a votare e ha voglia di avere un governo serio, un governo sicuro, il governo del buon senso. Per il coordinatore regionale Luigi Mazzuto, quanto sta avvenendo a livello nazionale non scalfisce la tenuta del governo regionale. Era nell'aria che una riflessione profonda ci sarebbe stata. Matteo Salvini più di qualche volta l'ha fatta prefigurare questa riflessione, e quindi è capitato a Termoli il 9 quando già, voglio dire, le decisioni erano state prese. Quando si dice che in un partito deve decidere, deve parlare una sola persona, credo che questo è il momento in cui nella Lega questo concetto si è espresso al massimo, ovviamente tenendo presente quelle che sono le situazioni marginali, le situazioni collaterali. Matteo Salvini ha preso le sue decisioni in merito a quello che è una scelta di governo che non poteva più andare avanti. E infine Antonio Russo è il nuovo segretario generale della Camera di Commercio. Tra gli altri messaggi di felicitazioni per lui c'è anche quello della Coldiretti, che col delegato confederale, il direttore regionale Spinelli e Ascolese gli esprimono felicitazioni, e inoltre i dirigenti di Coldiretti insieme all'intera organizzazione gli augurano un proficuo lavoro nell'interesse della Camera di Commercio e delle imprese della regione. Adesso le previsioni del tempo. Previsioni del tempo di giovedì 29 agosto, giornata parzialmente soleggiata con il transito di velature e stratificazioni. Da segnalare anche la formazione di qualche fenomeno diurno sulla dorsale appenninica, ma in rapido esaurimento entro sera. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, le temperature. Campobasso minima 18, massima 26 gradi, Isernia 18-29, Termoli 19-29, Venafro 20-30. Ci fermiamo per qualche secondo, torniamo fra pochissimo con lo sport. Il calcio di Serie D, Raffaele De Francesco è ufficialmente il nuovo presidente del Campobasso. Per rinforzare l'attacco, per quanto riguarda il mercato, spunta invece il nome di Andrea Sivilla. Intanto la squadra è concentrata sulla trasferta di Avezzano.
Abemus, presidente, il Campobasso scioglie il delicato nodo legato al rappresentante legale. Ora è ufficiale il numero uno del club rosso-blu è Raffaele De Francesco, presidente del consiglio di amministrazione della SRL Città di Campobasso. Completano il consiglio di amministrazione il vicepresidente Marco Gesuè, fratello dell'azionista di maggioranza Mario Gesuè, ed il consigliere Luigi Mandragora. Dati già riscontrabili in Camera di Commercio con apposita visura. La società rende noto inoltre che entro venerdì il passaggio di consegne da Circelli a De Francesco verrà ratificato anche in Lega. Solo successivamente il nuovo numero uno potrà vidimare i tesseramenti di Vanzan, Tenkorang e Zammarchi, che si allenano con il gruppo ma al momento non sono a disposizione dell'allenatore Cudini. Saranno probabilmente dei giocatori del Campobasso sabato mattina, al massimo la prossima settimana. Si chiude dunque un passaggio delicatissimo della calda estate rosso-blu. Sui social esulta polemicamente Mario Gesuè. Finalmente è finita, solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio. Una bugia è solo una bella storia che qualcuno rovina con la verità. Intanto la squadra vuole sbancare Avezzano per spazzare via ogni polemica. Non ci sarà lo squalificato Dalmazzi, al suo posto Cafiero, elemento di spicco che lo staff tecnico ha voluto fortemente. Sull'altro fronte non ci sarà il grande ex Kevin Magri, pure lui alle prese con lo stop del giudice sportivo. Infine il mercato. Circola con insistenza il nome di Andrea Sivilla, molisano doc in cerca di occupazione. L'area canatese non lo ha confermato e così potrebbero crearsi le condizioni per un clamoroso ritorno dell'attaccante. E questa mattina il presidente De Francesco, appunto, insieme all'assessore allo sport del comune di Campobasso Luca Praitano, ha firmato, come preannunciato nei giorni scorsi, la convenzione per la gestione dello stadio di Selvapiana. I dettagli dell'accordo, che era atteso da anni, saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio a Campobasso venerdì alle 11. Alla conferenza parteciperà anche il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina. Ora l'eccellenza. Il presidente dell'Isernia Giannini fa chiarezza sulla società. La gestiamo noi, non c'è nessun altro, dice. Sul mercato, dopo il colpo Laurelli, annuncia l'arrivo di un centravanti. In Coppa Italia l'Isernia è stata la sorpresa di giornata. Per tutti, forse non per il presidente. No, sorpresa no, assolutamente, perché andare in un campo di una squadra di una categoria inferiore per noi era quasi d'obbligo vincere, anche perché non dimentichiamoci che siamo sempre l'Isernia. Sì, è vero che siamo partiti solo una settimana fa, avevamo sulle gambe 5 giornate di allenamento e si sa che sono quelle più intense, quelle che pesano di più sul carico dei ragazzi, e per cui avevamo una grossa incognita, che non conoscevamo l'avversario. Un'altra incognita eravamo proprio noi, perché non ci eravamo ancora trovati in campo, lo abbiamo fatto per la prima volta con dei nuovi innesti, quindi se sorpresa si può chiamare è stata solo quella, ma è stata solo una realtà con una conferma di quello che è il buon lavoro che ha fatto il mister in questi giorni, e soprattutto l'intelligenza dei ragazzi che sono riusciti a capire che cosa voleva l'allenatore in una partita dove per la prima volta si erano messi insieme alcuni elementi che erano appena stati ingaggiati. Cosa manca? Ma qualcosina manca ancora, figuriamoci, siamo all'inizio, lo ripeto sempre, il campo di macchie è diventato un cantiere dove stanno passando veramente tanti ragazzi. Sicuramente ci manca adesso, crediamo, una punta di peso, mentre una lieta nota possiamo dire sin da questo momento, o meglio ufficializzare, che Antonio Laurelli è diventato un nostro giocatore, quindi un centrale di difesa di spessore, di peso, che ha sempre fatto questa categoria, un ragazzo ambito da molte società della regione, che darà sicuramente il giusto apporto alla causa dell'Isernia. Il rapporto con la tifoseria sta migliorando, si sta consolidando? Ma guardate, con molta sorpresa domenica siamo stati a Nova Cliternia. Io pensavo di ritrovarmi a fianco con il mio direttore da solo in tribuna, ma abbiamo avuto
la piacevole sorpresa di vederci accanto 50-60 persone di Isernia, e la cosa è stata veramente bella, tant'è vero che a fine gara si sono complimentati e si sono trattenuti con noi perché volevano avere dei chiarimenti anche in merito a quelle che sono le situazioni societarie, dove abbiamo cercato fortemente, e lo ribadiamo anche oggi, di far capire che la società siamo noi, solo noi, e non c'è nessun altro dietro, anche se i loro pensieri vanno a persone che hanno fatto parte del calcio del passato. Non ci sono più le persone del passato dietro di noi, noi abbiamo intrapreso un cammino da soli, sostituendo in tutto e per tutto la vecchia società, che ha fatto il suo decorso, lo ha fatto bene, lo ha fatto male, ognuno di noi è in grado di decidere come ha lavorato la gestione precedente. Fatto sta che oggi non ci sono più, e siamo noi che stiamo portando avanti questo discorso e ci auguriamo di portarlo avanti nel migliore dei modi e per tanti tanti anni. Infine, un pezzo da 90 per lo Sporting Campobasso. Il portiere Antonio Madonna è pronto a indossare i guantoni e difendere i pali della squadra di mister Giarrusso nel prossimo campionato di Serie C1 di Futsal. Vanta 11 campionati di Serie C, 3 stagioni in Serie B, un campionato in Serie A con la maglia del CUS Molise. L'anno scorso è stato tra i protagonisti in Serie B della scalata che ha visto il Circolo La Nebbia CUS Molise approdare in Serie A2. Mi aspetto una stagione di vertice, spiega Madonna. Escluso il sottoscritto, siamo una squadra molto giovane, ma possiamo puntare a fare qualcosa di importante sia in Coppa che in campionato. Era l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per aver scelto l'informazione di Teleregione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni a partire dalle 19:30.